I bambini sono molto sensibili a queste problematiche e comunque all'interno della programmazione di scienze l'educazione ambientale, non solo in scienze ma in tutte le materie, viene sviluppata, perché comunque i bambini sono il nostro futuro e quindi in loro dobbiamo investire per proteggere, avere un ambiente pulito dove potranno vivere nel migliore dei modi, e cominciare da questa età con queste attività giocose è fondamentale appunto per educarli al rispetto dell'ambiente. Queste forme di interventi giocosi sensibilizzano i bambini ancora di più a questa problematica, insomma, perché comunque l'ambiente è una cosa importante. Savno e il Consiglio di Bacino da diversi anni lavorano nelle scuole con un progetto che vuole coinvolgere i bambini dalle elementari, anzi dalle scuole di infanzia, fino alle classi superiori e poi anche all'università della terza età. È un progetto che offre una vasta scelta formativa che va dai laboratori giocosi in classe, poi alle lezioni monografiche e fino anche alle visite guidate e agli ecoconcorsi. È un'attività che viene scelta da insegnanti e studenti che sono di media 9-10 mila ogni anno. Oltre alle attività in classe abbiamo degli ecoconcorsi che vedono i ragazzi coinvolti per esempio nella realizzazione di un presepe in cartone riciclato. Altre attività molto importante è il concorso per la raccolta dell'olio vegetale esausto, che coinvolge anche questo diverse centinaia di studenti, e ha anche per esempio una finalità sociale e benefica, perché l'olio vegetale raccolto viene poi, i proventi dell'olio vegetale raccolto vengono utilizzati dalla fondazione di comunità che sul territorio si occupa appunto delle persone disagiate, di inserimenti lavorativi, eccetera.